Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica. Vediamo chi è in diretta con me. Stasera si arriva la notifica. Sono sempre su Instagram e su Facebook, eh? Allora, buonasera, buona domenica. Volevo ringraziare Giuseppina Oletta e tantissimi di voi che avete preparato tante di quelle ricette e avete anche postato le foto. Chi ha fatto il torrone, chi l'ha fatto in bianco. Siete stati bravissimi, eh? Vi ho ringraziato nel post. Allora, vediamo chi è in diretta con me stasera perché realizzeremo un dolcino semplicissimo e soprattutto molto molto economico, anche perché andremo a prepararlo con del riso soffiato, quindi faremo una sorta di cestino, tipo come se fosse una specie di torroncino al cioccolato, e lo farcirò con della crema pasticcera che ho, mi è rimasta insomma, perché ho farcito una torta e stasera vi farò vedere le foto, eh. Anzi, augurissimi al mio carissimo amico Antonio Lamina. Tantissimi, tantissimi auguri. Allora, stasera andremo al suo compleanno e vi farò vedere la torta, eh. Allora, io che cosa? Spengo un attimo l'acqua perché sta bollendo, dobbiamo sciogliere il cioccolato. Allora andremo a fare questi cestelli. Io il prodotto finito, voi già sapete, già l'ho preparato. Stasera sono in anticipo, di un'oretta, perché appunto sono impegnata dopo, però era immancabile fare la diretta con voi per il dolcino da fare insieme. Allora, non indosserò il grembiulino perché ci vorranno pochissimi minuti. E non mi sporcherò perché non dovrò impastucchiare chissà quanto. Mentre parliamo, io accendo, metto del cioccolato fondente. Vedete? Allora, nel pentolino, qui, allora faccio vedere prima ai miei amici di Instagram, è uno. E adesso dobbiamo girare anche a voi di Instagram. Allora, vedete? Il cioccolato inizia a fondere a bagnomaria. Va bene? Allora, fatemi vedere chi c'è. Ciao Francesco 87, buonasera. Poi Antonio Lavina. Ciao. Allora, Giuseppina Oletta, buonasera. Nunzia, Giovanna, Luigi, buonasera. Antonella, Nunzia, Filomena, tanti. Allora, che cosa faremo? Faremo questi cestelli ed andremo a riempire questi stampini per muffin, va bene? Quindi Sara, buonasera Mary, mia sorella. Ah, Maria, buonasera a tutti. C'è anche la mia Maria, buonasera. Non vogliamo salutare in diretta? Vieni qua, salutiamo. Dai, ti aspettano in tanti, guarda. Un salutino, vieni amore. Ti aspettano, guarda quanti ti aspettano. Fai presto presto, vieni qua. Salutiamo e poi facciamo il riso. Vieni qua, salutiamo. Ecco qui la mia Maria, adesso vi dà un grande saluto a tutti quanti. Vieni Maria, vieni. Diciamo buonasera, eccola qua. Buonasera a tutti, c'è il cucchiaio, non ti preoccupare. Allora, cosa vogliamo dire? Che stasera andiamo al compleanno di Antonio, abbiamo preparato la torta. Ecco qua, Giuseppina ti saluta. Vedi? Ci sono tantissime persone. Ciao Maria al Giardino dei Ciao. Templari, c'è Mary su Instagram di Mangiare in Famiglia. Ciao tesoro, buonasera. Allora, Maria, vogliamo salutare, mamma inizia a impastocchiare? Ciao a tutti, un bacione a tutti. E tu vuoi mettere la musica? Ok, ciao Mary. Ciao. Allora, vediamo se il cioccolato si sta iniziando a sciogliere. E quindi andremo, c'è un altro pezzettino qui. Andremo a preparare questi cestini con questa crema, crema pasticcera che io ho già preparato. Però, se non avete la crema pasticcera, potete anche farcirli con della panna, ancora più economico. Quindi, veramente possiamo fare dei dolcini che costano sempre intorno ai 5, ma forse anche meno di 5 euro, perché sono velocissimi, facilissimi, sono meno di 5 euro. E possiamo fare, vi dico subito, 6 cestelli, quindi diciamo 6 porzioncine, va bene? Allora, Teresa Esposito, buonasera, Natalino ci sei anche tu, Nunzio, Annalisa, Elio, un saluto a tutti, ti saluta Elio, Maria. Maria vi saluta tutti, eh? Allora, io giro un attimo il cioccolato
che si sta quasi quasi per sciogliere, quindi ci siamo. E prepariamo quindi questi cestelli. Avete visto, ho postato la foto dei tortelloni fatti in casa, li ho fatti stamattina, e in tanti mi avete scritto sia in pubblico che in privato che volete la ricetta, domani ve la posterò. Allora, il nostro cioccolato fondente è pronto, andiamo a versarlo qui nel nostro, vediamo se Instagram riesce a vedermi bene, inquadrerò meglio, ecco qua. La musica si sente, Elio? Posso mettere anche lo yogurt? Lo yogurt puoi mettere anche... Dove lo yogurt? All'interno? Come farcia? Sì, puoi mettere quello che vuoi. Yogurt, puoi fare una crema di ricotta. Io a 100 grammi, ma neanche pure, 70 grammi di riso soffiato, aggiungo 60 grammi di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e vado a mescolare. Allora, mescoliamo. Puoi aggiungere, sì, li puoi farcire con la crema ricotta, con la panna, con crema pasticcera, con Nutella, va bene, con cioccolato bianco, pistacchio, come volete voi. Io dopo vi faccio vedere il prodotto finito. Allora, via di mani, L'hai visto? Sì, i tortellini. Teresa, Teresa, dove sei? Fammi sentire, li hai visti i tortellini? Li facciamo, vai, Teresa. Vediamo di qua, va bene. Allora, tutto bene, il giardino dei Templari, tutto bene. Solo che devo inquadrare meglio, aspettate, Instagram che sta qui. Si sente poco, Maria, alza un poco, ha detto Elio. Non si alza più. Allora puoi portarlo verso qua. Tanto mamma ha quasi finito, mettiti qua vicino a me e finiamo con questa musica. Si sente Elio adesso? Come mai non si sente? Forse hai tolto... Ecco qua, vedi? Ecco qua. Allora, ciao Rosanna, un bacione da Genova. Prendiamo questi stampini. Va bene? Mettiamo all'interno un cucchiaio. Che andiamo a livellare bene bene, a pareggiare lungo i bordi, proprio come se dovessimo mettere una frolla, una sfoglia, proprio per decorare anche i bordi, ok? Quindi andiamo a pressare sui lati, proprio per dare forma al cestello. Stasera musica by Napoli. Mario, buonasera! Non si sente sta musica? E com'è che non si sente? Allora, riempiamo l'altro. Io ho fatto metà dose per la verità, perché 6 cestelli già ce li ho pronti, dopo chi mangia? Quindi, poi questi qua li andiamo a mettere, li facciamo asciugare in congelatore un'oretta. E poi li passiamo in frigo e li andiamo a farcire. Li teniamo in frigo prima di servire, fino a quando dobbiamo servirli, ok? Quindi andiamo a livellare bene bene. Ecco qua. Facciamo la fossetta al centro così, come se dovessimo appunto poi metterci il ripieno, perché andremo a metterci il ripieno, ed ecco qua. Fatemi ripulire. Ecco qua. Quindi questo l'abbiamo fatto, vedete? Andiamo a metterlo in freezer, dopodiché li facciamo riposare un'oretta e poi li andiamo a farcire. Io intanto vi prendo quelli che già ho preparato. Va bene? Aspettate. Eccoli qua. Vedete? E adesso lo andiamo a farcire. Va bene? Fatemi vedere se mi vedete bene. Ok. Vediamo. Buonasera a tutti, anche su Instagram. Pina, Filomena, Rosa, Assunta, Mario, ci sei anche tu, abbiamo detto, vero? Veloce, veloce una favola, lo slogan. Allora,
una semplicissima crema pasticcera profumata al limone. Quindi andiamo a farcire. Ecco qua. Potete mettere anche col beccuccio di un sac à poche, eh? Io non lo farò velocemente. Ecco qua. Guardate come sono carini. Mettiamo anche su quest'altro. E adesso andiamo a completare. Stiamoli un pochetto. Il trucchetto per non prendere il sac à poche. Vedete? Così verranno striati come se avessimo preso il beccuccio per farlo, no? E facciamo così. Ecco qua. Bene, bene. Un altro trucchetto, avete visto? Semplice, semplice. Poi potete decorare come meglio credete, Potete metterci scagliette di cioccolato, potete metterci delle ciliegine candite, ecco, un altro po', con le ricettine di Natale, questo potrebbe essere un dolcine, un dolcino veloce veloce, una favola, o no? Allora, pulisco le mani, mettiamo delle goccine di cioccolato bianco, giusto per... Ecco qua, per dare un tocco in più, per decorarle un pochetto, e poi un po', stavolta non di zucchero a velo, ma un poco poco di cacao su ognuno. Ecco qua, giusto per dare il tocco. Ed eccoli qua, i nostri cestelli di riso soffiato al cioccolato fondente con crema pasticcera sono pronti. Eccoli qua. Era de maggio. Guardate, guardate come sono carini. Anche questa finta striatura con la forchetta, con i debiti della forchetta. Giovanna, che dici? Può mettere la ricotta e scagli il cioccolato? Benissimo, sì. Ognuno può farcire poi come meglio crede, con ricotta, con yogurt greco, mascarpone, panna, la farcitura e le confetture, quello che volete. L'importante è che vi ho fatto vedere la base, che si fa quindi con il riso soffiato, il cioccolato fondente fuso a bagnomaria o nel microonde, e poi potete sbizzarrirvi e potete quindi decorarli, completarli come meglio, insomma, desiderate, come meglio pensate, quello che vi passa per la testa, quello che avete da consumare. Ecco, io avevo da consumare questa crema pasticcera, era un peccato, quindi l'ho realizzata, l'ho consumata, insomma, per fare questi dolcini veloci veloci. Va bene? Allora, cosa dice Elio? Devi farci il vero lavoro, va bene, al limite vi faccio quella alla velocità, no? il coniglio alla velocità è un procedimento un pochetto lungo, però è una ricetta al bacio. Allora, che dire, io vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me, è bello essere sempre in vostra compagnia tutti i giorni, perché ci siete sia su Instagram, che ne siete in tantissimi, e anche su Facebook, siamo una comunità di amici, e sono molto molto felice di avere la vostra amicizia e la vostra compagnia. Allora, noi ci vediamo giovedì ore 20 per una ricetta salata da fare insieme, e adesso ci avviciniamo al periodo, come ho detto la volta scorsa, al periodo natalizio, quindi di sicuro inizieremo con delle ricettine veloci, facili, con dei trucchetti, ma soprattutto economiche, e cercheremo anche di economizzare per, diciamo, cercare di evitare di accendere il forno. Ovviamente quello che occorrerà, però cercheremo di mettere in pratica delle ricette fattibili per tutti, cercare sempre di rientrare
in un budget minimo di spese possibili e accessibili a tutti, va bene? Quindi io vi ringrazio di essere stati con me, saluto ancora Antonio Lamina, ci vediamo tra un po', tantissimi auguri ancora, tesoro mio, ci vediamo tra pochissimo, grazie a tutti quanti voi, seguitemi su Instagram, Facebook, YouTube, mi raccomando anche su Giallo Zafferano, e cosa dire? Grazie e buona domenica!